La giornata del 1º maggio, conosciuta come Festa del Lavoratore, nasce come giorno di lotta. La prima internazionale nel 1864 aveva sancito le parole d'ordine ai proletari di tutto il mondo unitevi. L'Unione era intesa nella lotta contro lo sfruttamento e il capitale per costruire un mondo diverso, basato su rapporti sociali comunisti, sulla gestione diretta della produzione, sulla solidarietà di classe, l'uguaglianza e la giustizia sociale. Si innesca così in Europa, come in America, un'epoca di lotte, moti rivoluzionari e laboratori sociali. Negli Stati Uniti l'industria è in una fase di grande crescita e la forza lavoro sottoposta a uno sfruttamento intensivo. Nell'ottobre del 1884, il quarto congresso delle Unioni Federate degli Stati Uniti, riunitosi a Chicago, decide di promuovere una grande campagna per le 8 ore lavorative, individuando nel 1º maggio del 1886 il momento culminante di un'agitazione che andava costruita in un paese dalle grandi distanze e dalle enormi difficoltà economiche e culturali delle classi lavoratrici, per lo più immigrate e analfabete. Ma già l'anno successivo si stabilisce che il 1º maggio 1886 deve essere l'inizio della giornata lavorativa di 8 ore e dove è impedito l'inizio di un grande sciopero. Nei mesi che separano dalla data fatidica, il movimento per le 8 ore cresce, soprattutto nella città di Chicago, centrale per l'industria americana, dove esercita grande influenza un gruppo di anarchici, i quali, oltre a battersi per la riduzione dell'orario di lavoro, dicono ai lavoratori che tale conquista deve essere integrata da altre per avere un vero effetto sulla loro vita. Il 1º maggio 1886 a Chicago, oltre 50.000 lavoratori incrociano le braccia, mobilitazione che prosegue anche nei giorni successivi. Il 3 maggio, per spezzare il cru miraggio, il movimento presidia alcune fabbriche, tra cui la McCormick, ad High Market Place. Qui si tiene un'assemblea organizzata da anarchici, interrotta da poliziotti e agenti della Pinkerton che sparano sui lavoratori. Il bilancio è di 4 morti e un centinaio di feriti. L'indignazione è grande e il 4 maggio gli anarchici organizzano una manifestazione pacifica per commemorare gli operai assassinati. Sono 20.000 i lavoratori in piazza, nella piazza di High Market. C'è anche la polizia in assetto di guerra. E carica la folla disperdendola. Nella confusione esplode una bomba in mezzo al plotone di polizia che inizia a sparare sui lavoratori. Muoiono diversi agenti e molti civili. Seguono campagne stampa contro i lavoratori. Si procede ad arresti e presto alcuni agitatori anarchici della lotta per le 8 ore vengono accusati per gli scontri. 8 di loro, di origine tedesca, vengono processati e 5 condannati a morte per impiccagione. Sono August Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer, Georg Engel, Louise Ling. La sentenza viene eseguita l'11 novembre 1887. Nel 1893, dopo 6 anni di galera, Michael Schwab, Samuel Fielden, Oscar Niebe vengono scarcerati perché ritenuti innocenti e i 5 anarchici condannati all'impiccagione riabilitati per lo stesso motivo. Il giorno dell'impiccagione, l'11 novembre del 1887, nasce l'idea di fare del 1º maggio una giornata di lotta internazionale e di riflessione sulla condizione dei lavoratori. Il 1º maggio potrebbe essere un momento di ricordo della nostra storia e un appuntamento importante per portare in piazza le rivendicazioni e le istanze dei lavoratori, ancora sfruttati, ricattabili, perché precari o per paura di diventarlo. Il 1º maggio è la giornata internazionale dei lavoratori e delle loro lotte, oggi come ieri.